Hanno, a differenza del webinar che ha un carattere un po' più formativo, le aule virtuali hanno un carattere più operativo. E quale vuole essere lo scopo per il quale vi abbiamo proposto quest'aula virtuale? Vuole essere proprio quello di venire incontro alle difficoltà, alle problematiche, alle questioni che durante il percorso alcuni di voi stanno incontrando e di individuare insieme, perché no, delle soluzioni per cercare di procedere e di raggiungere l'obiettivo che, come tutti quanti voi sapete, appunto, è quello di redigere questo rapporto di autovalutazione. Quindi, come avete avuto modo di vedere, in questi giorni vi abbiamo chiesto quali sono esattamente quali sono i problemi, le difficoltà più ricorrenti e da parte vostra, appunto, abbiamo notato che ci sono sicuramente da parte di alcuni, perché come ricordava la dottoressa Bonanno, in 16 CPIA sono ancora nella fase di, diciamo, di somministrazione o di preparazione del questionario, e quindi abbiamo pensato proprio con questi 16 CPIA di affrontare quei temi che riguardano appunto questa fase, che poi è la fase della raccolta delle evidenze, che sapete è la fase, poi è il cuore, la raccolta delle evidenze è un po' il cuore di tutto il processo di autovalutazione. E quindi di che cosa parleremo oggi? Quali problematiche affronteremo? Innanzitutto quella relativa al questionario e all'intervista. Poi alcuni di voi ci hanno detto di avere difficoltà con la griglia di aggregazione e di analisi relativa ai fattori abilitanti e relativa ai risultati, perché appare uno strumento molto complesso, difficile da gestire, difficile da comprendere, e quindi diciamo, faremo un approfondimento rispetto a questa griglia, come è articolata, come si utilizza. Qualcun altro ci ha segnalato che ha dei problemi rispetto alla suddivisione del lavoro all'interno del GAV, quindi ci chiedevate quale può essere la modalità più opportuna di organizzare il lavoro all'interno del gruppo di autovalutazione. Poi c'è la questione della tempistica, questa questione che sicuramente attanaglia un po' tutti, perché noi abbiamo una deadline, abbiamo una scadenza, diciamo, nonostante, come vi dirò dopo, la flessibilità, l'autonomia di gestione dei tempi, sicuramente c'è questo 20 dicembre che è la data entro la quale bisognerebbe redigere, completare questo rapporto di autovalutazione. Perché ovviamente, naturalmente, se volete beneficiare del feedback report, che è appunto un rapporto di feedback sul rapporto di autovalutazione, da cui potete trarre dei suggerimenti per migliorare poi il futuro processo di autovalutazione e per redigere il piano di miglioramento. Bene, vedo che qualcun altro si sta aggiungendo. Ripeto, poi la quinta, un'altra sessione, un'altra breve sessione sarà dedicata a delle lezioni apprese. Abbiamo cercato un poco di raccogliere quelle che sono le lezioni apprese dall'esperienza, quindi altre organizzazioni che come la vostra si sono trovate ad affrontare le vostre stesse criticità e come le hanno affrontate e superate. Quindi, diciamo, qualche input, questo affinché possa servirvi da input, da suggerimento, da ispirazione, perché no? L'ultima parte di quest'aula virtuale sarà completamente uno slot di tempo completamente a vostra disposizione. Quindi, se avrete domande, anche diciamo, potrete anche farle a viva voce, ma naturalmente io mi aspetto che durante le sessioni, e in particolare io avrei pensato ogni 2 sessioni, magari se avete delle domande, comunque ponetele e cerchiamo di risolverle, quindi risolvere ogni dubbio, di chiarire ogni dubbio
proprio in progress, mentre nell'ultima parte poi faremo altre domande che possono riguardare anche le altre attività future. Bene, quindi vedo che qualcun altro si è aggiunto. Io comincerei con l'argomento del questionario e delle interviste. Quali sono le domande che più frequentemente ci vengono poste da voi rispetto al questionario e l'intervista? Io ho cercato, le ho raccolte, ho cercato appunto di fare l'elenco che trovate in questa slide. Chi deve preparare il questionario e l'intervista? Chi deve occuparsi della loro somministrazione? A chi devono essere somministrati, quindi molti di voi appunto hanno dubbi su chi devono essere i destinatari di questo questionario, come avviene la somministrazione, perché sapete esistono diverse modalità di somministrazione, e ancora molti ci chiedono che tasso di risposta può ritenersi soddisfacente, chi deve elaborare i dati delle risposte, e infine per quale criterio o sottocriterio possono essere utili le risposte all'intervista e al questionario. Ecco, spero di aver accolto tutte le vostre domande, tutti i vostri dubbi relativi al questionario e all'intervista. Cominciamo ad esaminarli quindi uno per uno e vediamo un po' di risolvere tutti i dubbi. Chi deve preparare il questionario e l'intervista? Voi sapete che all'interno della piattaforma c'è un format di questionario che è stato predisposto dal Centro Risorse Nazionale CAF. È un questionario che viene utilizzato da diversi anni, ormai diciamo, è stato utilizzato in tutte le nostre iniziative, nelle attività laboratoriali. È uno strumento che è un questionario che per gli item di cui è composto, diciamo, riesce a dare un quadro abbastanza completo ed esauriente degli aspetti che vogliamo andare ad indagare con questa autovalutazione. Quindi il questionario, il format di questionario è già pronto, è predisposto dal Centro Risorse Nazionale CAF e così anche l'intervista. È un format, sì, come dice il professor Raggi, è un format costituito da 47 domande. A che cosa si riferiscono queste 47 domande? Queste 47 domande si riferiscono ad altrettanti 47 esempi del modello CAF. Quindi voi a una parte relativi ai fattori abilitanti, quindi voi a una parte degli esempi del modello CAF già avete una risposta, avete la risposta degli item delle domande del questionario. Quindi questo è proprio il questionario serve proprio a rispondere ad alcuni degli esempi del modello CAF con una voce che è una voce, diciamo, come dire, complessiva, una voce è la voce del personale. Quindi in piattaforma esiste lo strumento questionario di 47 item ed esiste lo strumento intervista. Si tratta di strumenti che sono strumenti collaudati, messi appunto dal Centro Risorse Nazionale CAF, utilizzati da diverse organizzazioni. Naturalmente, diciamo, dipende naturalmente dai tempi a disposizione, naturalmente è possibile personalizzare il questionario, magari molte volte, alcune volte è stato fatto un lavoro, come dire, di semplificazione rispetto alla formulazione delle domande, perché alcune possono risultare più complesse o comunque c'è una terminologia che non è chiara. Questo naturalmente dipende innanzitutto dal tempo che il GAV ha a disposizione, ma comunque io direi che è come dire, una criticità che si può superare anche con un altro tipo di azione, che è un'azione formativa ed informativa al personale rispetto a questo questionario. Per cui se si organizza una sessione formativa e informativa in cui si illustra il questionario, si cercano di spiegare le domande, secondo me anche delle difficoltà legate alla terminologia, a un linguaggio che può apparire diverso, possono essere facilmente superate. Questo lo dico perché
Capisco che possono esserci problemi legati alla tempistica stringente, per cui diciamo questo è il mio consiglio. Chi deve occuparsi della loro somministrazione? Ecco, questa domanda è collegata anche a come avviene la somministrazione, perché voi sapete il questionario è, diciamo, può essere somministrato o con la modalità online o anche può essere somministrato, diciamo, alcuni possono preferire, alcune organizzazioni, la modalità tradizionale e quindi il cartaceo. Che cosa comporta, che cosa comportano queste due opzioni? Naturalmente, se il questionario viene somministrato online, non c'è bisogno di nessuno che vada a imputare manualmente le risposte in un file, un file Excel, quindi va a imputare le risposte, i dati del questionario e li elabora con grafici e tabelle, perché se viene naturalmente somministrato online, voi sapete che in piattaforma c'è proprio un link che vi permette di fare questa somministrazione online e anche i dati, diciamo, gli esiti di questa somministrazione sono prodotti in automatico. Viceversa, se scegliete la modalità di somministrazione cartacea perché magari pensate che il personale della vostra organizzazione è meno avvezzo all'utilizzo diciamo del computer, quindi è meno avvezzo a rispondere a un questionario online o non, diciamo, non risponde non per cattiva volontà, come dire, ma perché magari può essere più pesante questa cosa, mentre può essere più veloce farlo, compilarlo, compilare il documento cartaceo. Ecco, esiste la possibilità di stamparlo e quindi di distribuirlo, di dare un tempo massimo che può essere di una settimana o di 10 giorni e quindi e di, per la restituzione, perché poi naturalmente questi questionari devono essere restituiti a qualcuno che si deve occupare dell'imputazione delle risposte e quindi della loro elaborazione. Questo è, diciamo, questo è quanto concerne le modalità di somministrazione. I questionari, quindi chi deve occuparsi della loro somministrazione, in ambedue i casi è il GAV che si occupa della somministrazione, quindi il gruppo di autovalutazione che in questo caso o si occupa anche della, come dire, dell'informazione al personale rispetto al questionario, rispetto al link, rispetto a delle domande che possono essere più complesse e diciamo poi di prendere in carico le risposte, gli esiti del questionario. Qual è l'altra domanda? A chi devono essere somministrati? Vedete, il questionario, ce lo siamo detti, è uno strumento che serve per raccogliere le percezioni del personale tutto dell'organizzazione. Perché voi lo sapete, diciamo, il processo di autovalutazione previsto dal modello CAF non è un processo che deve essere fatto da una o due persone, uno o due volontari, ma vuole rappresentare anche un punto di vista che sia complessivo dell'organizzazione. Quindi attraverso il questionario si dà voce all'organizzazione tutta. Quindi devono essere somministrati i questionari a tutto il personale. Nel vostro caso, personale docente e non docente, al personale docente e al personale ATA. E diciamo, molti ci domandano appunto se vedo anche qua la professoressa Foti che diciamo, appunto, chiede rispetto alla segmentazione del questionario, cioè se è utile segmentare il questionario per personale docente e per personale ATA, quindi capire quali sono le risposte del personale docente e quali sono le risposte del personale ATA. Voi sapete che il questionario previsto dal processo di autovalutazione CAF è un questionario anonimo, questo serve per garantire diciamo, la massima libertà di espressione
alle persone, ai destinatari che sono chiamati a compilare questo questionario, però naturalmente è plausibilissimo e anche tecnicamente magari corretto distinguere le due voci, in questo caso personale docente e personale non docente, perché questo può aiutare a capire, come dire, ad analizzare, ad andare più a fondo e in maniera più puntuale e precisa rispetto a delle possibili eventuali criticità o punti di forza. Quindi sì, sicuramente può essere opportuno anche segmentare i questionari al personale docente e il questionario al personale ATA, e se volete fare, sicuramente una soluzione è quella di fare il questionario in tempi diversi, quindi definire due slot temporali per cui in un primo momento risponde tutto il personale ATA e in un secondo momento tutto il personale docente, questo se si sceglie di farlo online, mentre se scegliete di farlo in modalità cartacea, sicuramente questo è diverso perché potete farlo contemporaneamente, magari mettendo un segno di riconoscimento rispetto ai questionari, ad esempio, del personale ATA o piuttosto che a quelli del personale docente. Quindi, andiamo avanti rispetto al tasso di risposta che può ritenersi soddisfacente. Ecco qua, molti di voi ci chiedono, sì, ma una volta che abbiamo somministrato il questionario, qual è il tasso di risposta che noi dobbiamo considerare soddisfacente? Ecco, noi a questa domanda naturalmente non abbiamo una risposta univoca, perché il tasso di risposta soddisfacente è naturalmente relativo alla situazione organizzativa di ognuno di voi, per cui ci può essere un CPA in cui c'è un alto tasso, in generale c'è un'alta partecipazione, un alto coinvolgimento, e quindi sicuramente voi dovrete porvi come target, come obiettivo di avere un tasso di risposta almeno diciamo dell'80%, quindi quello che avviene generalmente, ma in un'organizzazione in cui c'è una certa reticenza, quindi nel rispondere a questionari, a questionari online, a questo tipo di indagini di rilevazione, magari un target, diciamo quindi un risultato, un tasso di risposta dell'80% è molto alto e può ritenersi soddisfacente anche un tasso di risposta del 50%. Quindi anche in questo caso, vedete, non esiste una risposta univoca, ma ciascuno di voi deve fissare il target. Quindi l'obiettivo che intende raggiungere in base conoscendo il proprio contesto organizzativo. Naturalmente non deve essere né un obiettivo troppo sfidante, per cui diciamo tutto d'un tratto prefiggiamo di avere un tasso di risposta del 100%, del 90%, né un obiettivo poco sfidante, per cui fissiamo come l'asticella al 40%. Il nostro obiettivo deve essere quello di raggiungere la massima copertura, avere la massima copertura possibile, quindi avere il più alto numero possibile di risposte, e dovete, il GAV, il gruppo di autovalutazione, dovrebbe lavorare per questo, perché naturalmente quante più risposte abbiamo, tanto più è affidabile e robusto tecnicamente il nostro processo di autovalutazione. Quindi sicuramente dovete avere presente questo, cercare di lavorare per avere il più alto numero di risposte possibile. Poi il tasso di risposta soddisfacente o meno, diciamo, dipende dalla vostra situazione, per cui alla fine vi potrete trovare molto soddisfatti, perché magari in generale il personale non risponde a questo tipo di rilevazioni, mentre in questo caso ha risposto, oppure si può verificare una situazione inversa. Però credete, se il GAV, il gruppo di autovalutazione, sensibilizza, forma, informa
rispetto a questo, adeguatamente e correttamente, cioè rispetto a questo strumento, il personale in genere non si esime dal dare un contributo. Passiamo alla domanda successiva, che è: chi deve elaborare i dati delle risposte? E vedete, questo è, diciamo, è collegata questa domanda alle modalità di somministrazione. Naturalmente, se utilizzate la modalità online, tutto questo lavoro di elaborazione è molto più semplificato, perché esiste questa griglia Excel in cui, diciamo, in cui vengono raccolti automaticamente i dati e vengono anche sviluppati, elaborati automaticamente dei grafici e delle tabelle che quantomeno vi danno una prima visione complessiva diciamo, delle risposte e di dove sono presenti le criticità. Nell'altro caso, nel caso della elaborazione manuale, ci deve essere qualcuno che deve essere deputato proprio a questo. Ma anche in ogni caso, anche l'elaborazione, diciamo, online, richiede che ci sia qualcuno del gruppo di autovalutazione che si metta a tavolino e che si studi questi risultati anche per interpretarli, perché vi ricordate noi che cosa ci siamo detti l'altra volta rispetto ai dati? I dati di per sé non dicono niente, i dati devono essere letti, analizzati, interpretati, comparati, quindi questo è quello che vi si chiede anche rispetto ai dati che raccoglierete con il questionario. Ancora un'ultima domanda è: per quale criterio, sotto criterio, possono essere utili le risposte all'intervista e al questionario? E voi lo sapete, nel questionario noi abbiamo una, diciamo, abbiamo una, un questionario, un format di questionario che è proprio anche che riporta, oltre alle domande del questionario, anche l'esempio di riferimento del modello CAF, quindi è molto utile che il GAV abbia presente anche questo schema, questo frame, perché per ogni domanda è associato l'esempio di riferimento. Quindi sicuramente le risposte all'intervista e al questionario sono utili per tutti e cinque i criteri del modello CAF relativi ai fattori abilitanti. Non sono utili per i quattro criteri relativi ai risultati, perché là, vi ricordate, si tratta di fare un altro tipo di lavoro, di raccogliere dati, non percezioni. In questo primo caso noi raccogliamo le percezioni e raccogliamo la percezione del personale, quindi relativamente ai fattori abilitanti. Relativamente ai risultati si tratta di un altro lavoro, un lavoro del gruppo di autovalutazione, di raccolta di dati, di numeri, di altri tipi di informazioni che non sono di tipo percettivo, come in questo caso. Ecco, io tutte queste, diciamo, domande che abbiamo passato, come dire, in rassegna in questi pochi minuti, ve le ho, diciamo, le ho raccolte in queste slide, in cui trovate anche le risposte, però volevo soffermarmi poi su un'altra questione che viene posta spesso relativamente ai questionari. Tutti quanti ci domandano sempre, una volta che abbiamo somministrato il questionario al personale, che cosa accade invece per quanto riguarda i questionari da somministrare ai discenti e alle famiglie? Allora, noi che cosa vi diciamo rispetto a questa cosa? Che il processo di autovalutazione CAF non richiede predisporre anche dei questionari per i discenti e per le famiglie. È vero tuttavia che ci sono alcuni criteri e sottocriteri che richiedono evidenze di questi tipi di questionari, cioè vi chiedono se avete dati rispetto ai discenti e alle famiglie. Dunque, ora quello che potete fare è sicuramente, se la scuola in passato ha somministrato questionari ai discenti e alle famiglie,
Quindi potete inserire i risultati di questi questionari nel processo di autovalutazione TAP. Se invece non è, non rientra nella prassi della vostra scuola, somministrare questionari adiacenti alle famiglie, bene, il processo di autovalutazione TAP non vi chiede di farlo. Potete farlo perché sicuramente aggiungete un elemento ulteriore rispetto al processo di autovalutazione, alla raccolta dei dati, ma in questa fase non rientra tra le attività dell'autovalutazione TAP. Anzi, diciamo, il fatto di avere rilevato l'assenza di questi questionari ai discenti e alle famiglie può costituire un punto di debolezza, una criticità su cui potete lavorare nel futuro. Quindi, diciamo, rispetto a questa cosa dei questionari ai discenti e alle famiglie, non fatene una vostra preoccupazione. Se potete, avete già dei format, volete allargare, approfondire la vostra analisi, li somministrate. Se non potete, basterà semplicemente indicare che questa è una criticità, è un punto di debolezza perché non si dispone di dati relativi ai discenti e alle famiglie. Passiamo quindi, io vi avevo, una delle vostre domande più ricorrenti, appunto, come elaboriamo questi dati che emergono dai questionari. Io vi avevo proposto, vi proponevo un esempio di report, no? Sui questionari al personale fatto da un'organizzazione che anche se impegnata appunto nel processo di autovalutazione TAP, vedete, si tratta di raccogliere un po' e di mettere insieme, sistematizzare i dati. Loro hanno riassunto il personale coinvolto, 30 dirigenti coinvolti, 7 per l'intervista naturalmente, il tasso di risposta al questionario per il personale 90%, per i dirigenti dell'85%. E sintetizzano dicendo che la maggior parte delle risposte è concentrata su valori medi, positivi e negativi. Poi c'è un'analisi un po' più approfondita che va nel dettaglio, vedete, si va a evidenziare a quante domande, a quali domande c'è stata, ad esempio, una risposta di non so, quali sono le percentuali di quali sono le domande su cui c'è stata un'alta percentuale di disaccordo, quindi uguale, loro si sono fissati come percentuale di disaccordo, la percentuale uguale o superiore a 30, vedete, e quindi riassumono, elencano tutte le domande che hanno questo tipo di percentuale, così anche per quella di accordo, e da qui poi hanno derivato i punti di forza e i punti di debolezza. Quindi dal questionario emerge, facendo questo tipo di lavoro, questa prima visione. E così anche per i dati sui dirigenti, sull'intervista al dirigente. Vedete, loro hanno rilevato un numero elevato di non risposte, per cui bisogna approfondire, elevata percentuale di risposte affermative, da fare lavoro di incrocio tra le risposte del dirigente e le risposte del personale, e quindi hanno anche rilevato un contrasto tra le risposte date dai dirigenti, perché in questo caso c'erano più dirigenti in questa amministrazione, l'hanno segnalato come elemento da approfondire. Quindi questo per dire appunto come possono essere elaborati i dati che emergono dal questionario e dall'intervista. Ma naturalmente ognuno di voi potrà elaborarli a proprio modo, secondo le proprie necessità. Questo vuole essere solamente uno spunto, insomma, offrirvi uno spunto rispetto appunto al problema, alla criticità rilevata rispetto alla domanda appunto come elaboriamo i dati che emergono dal questionario.